Il Comune di Parma ha presentato la candidatura della città come capitale della cultura per il 2020. Questo implicherebbe lo stanziamento di un grande quantitativo di fondi volti al miglioramento della città. Ma andiamo a scoprire cosa pensano i parmigiani. Secondo lei, Parma, che cosa ha di culturale da offrire? Per Parma? C'era bene? Per quanto riguarda per esempio la musica classica e l'opera lirica siamo ai primi posti, credo anche non solo a livello nazionale ma direi a livello mondiale. La prova di questa cosa è che tantissimi studenti stranieri vengono qui a Parma proprio per apprendere sia la lirica che la classica. Le industrie alimentari come la Barilla, il prosciutto di Parma, il parmigiano reggiano, tutte cose che vanno esportate anche all'estero. Quello che sono le antiche tradizioni dell'arte visiva e tutto quello che ruota attorno, insomma, ha bisogno di molta attenzione, va? Perché adesso la tendenza è rivolta al digitale, ad altre forme di espressione, che però non sono così profonde. Due ragioni per cui Parma dovrebbe diventare capitale della cultura, più delle altre città. Non è bello la competizione in sé, però è semplicemente perché comunque negli anni 20 Mussolini non è riuscito a passare le barricate. Se lei facesse parte della commissione che deve gestire tutto il denaro per investire nelle opere pubbliche e migliorare Parma, come investirebbe 1 milione di euro nella città? Con 1 milione di euro? Innanzitutto migliorerei, non lo so, il battistero, ci sono anche molti giovani che hanno, diciamo, mezzi distrutto quel posto, con graffiti, eccetera, cioè provvederei a ripulire la zona. Tu hai un consiglio per opere pubbliche della città? Sicuramente nella conservazione dei monumenti e degli edifici che purtroppo non sono particolarmente curati dall'amministrazione in generale a livello Italia. Sicuramente nell'università. Il sapere, l'università è quello che proietta una città, insomma, eccetera, eccetera. Su questi temi io penso che non si è mai investito abbastanza. Bisognerebbe in continuazione investire e coinvolgere sempre di più i giovani. A Parma farei il museo del prosciutto. Io sono un disossatore, sono 26 anni che ci lavoro in mezzo. Il museo del prosciutto qui a Parma, senza bisogno di dover andare fino all'Anghirano.